Buongiorno a tutti, oggi è Big Flavor, un evento incredibile tutto a tema barbecue. Ci siamo inventati una gara, abbiamo invitato ex concorrenti di Masterchef, influencer, food blogger, ci sono barbecue, food, bere, insomma una giornata incredibile. In questo video ve la racconterò, quindi incollate agli schermi e continuate a seguirci. Ragazzi, entriamo nel vivo, adesso facciamo un giro negli stand e vi faccio capire meglio che cos'è Big Flavor. Abbiamo preparato tutto su fuoco delle uova strapazzate con cipolla e stiamo servendo delle fajitas con i fantastici dobelina, e su quel piattello abbiamo cotto peperoni, cipolla, manzo, pollo. Cioè, questi ragazzi qua hanno fatto un capolavoro. Qui invece abbiamo 14 kg di porchetta. C'ha la cotenna che canta, ragazzi, canta, canta, canta. Allora, alle mie spalle c'è il campo gara. Adesso andiamo a curiosare tra i team e andiamo a vedere che piatti ci stanno preparando. Le squadre sono state tutte sorteggiate, quindi nessuno si conosce. Andiamo a vedere il primo team che cosa sta facendo. Allora, sono venuto a scassarvi, a importunarvi. Ciao. Come va, come va? C'è tensione? No. No? C'è entusiasmo? Sì! Oh, molto bene. Ma iniziamo a spoilerare gli amici a casa, cosa ci preparate per la mystery? Allora, con la mystery abbiamo uno spinacino che stiamo ingrassando ancora di più. E già mi piace, e già del lardo, abbiamo fatto un trito di lardo, aglio, abbiamo ripreso tutte le erbe che erano nel lardo, un po' di limone per alleggerire. Ma di che? Ne abbiamo aggiunto un po' di scorzo di limone quando è diventato leggerissimo, leggerissimo. È un lardo leggero. Questo è un po' un tocco per sgrassare alla canavacciuolo. Io il limone lo adoro, lo metterei veramente ovunque. Poi abbiamo fatto, abbiamo delle patate che stanno cuocendo al cartoccio nel Traeger. E poi abbiamo fatto già una crema di ricotta. Anche questa un po' più fresca con limone e con c'è del bene aglio. In questo team c'è del molto bene. Me li stai tenendo alla mano, perché qua buono. Sei te che comandi, eh. Cioè, ricordiamo che lui un po' di barbecue ne sa, ci vediamo dopo. Allora è arrivato il disturbatore. Ah, abbiamo anche le penali. Ci sono anche le penali. Allora, ragazzi, vuoi sapere cosa facciamo? No, voglio non sapere un diciamo. Po' lo spirito, vi state gasando. Qua vedo del trito, gasatissimi. Dai, no, noi vogliamo vincere i primi tre premi, tutti e tre. Non uno solo. Tutti e tre allora, i premi, sì. Ho sentito che un sacco di gente sta facendo lo spinacino ripieno. Sì. Ti dico solo che noi non lo facciamo. Qua ragazzi c'è un trio che promette non bene. Di più. Il disturbatore. È arrivato il disturbatore. Senti, ma sono. Guarda che bello. Dai, dimmi cos'è stai facendo. Allora, stiamo facendo un gelato alla crema con una granella di pistacchio e della panna montata. Mi piace. Hai vinto, già vinto, primo premio. Questo ragazzi è il team più rock and roll della squadra. Cioè, non poteva uscire sorteggio peggiore. Cioè, tutti gli animali della competizione in un unico team. Cioè, neanche a farlo apposta. The animals. Hello there. Good evening. Stiamo facendo un rock barbecue che, ragazzi, farà volare tutti, ragazzi. Dopo, a ritmo di rock, spacchiamo e vinciamo. Yeah, come on everybody, let's rock. Allora, anche lì abbiamo il team più rock and roll e accazzuto. Qui però sono vedo un team di tecnica, che qua questi tre faccini qua, sai, tutti cosa? Assieme. Noi parliamo poco ma agiamo tanto. Ah, tecnica cazzimma. Noi siamo gente che non parla tanto ma che dopo alla fine stupisce. Ah, attenzione. Senti, spoilerino su cosa state facendo. Vai, fagli vedere. Spinacino. È un piccolo spoiler. È un piccolo. Abbiamo già fatto vedere troppo. Qui abbiamo una quota rosa importante sui team. Dai, allora, tutti mi hanno già detto qualcosina.
おはようございます。私、カタニアミメと申します。みんなで頑張ってます。Avete capito? Abbiamo il brand expert di Big Green Egg. Come si è? Come sta andando? Bene, molto bene, molto ma molto bene. Divertente. Divertente, la parola ordine divertimento. Divertente. Che ti senti così? Puoi fare anche una dichiarazione d'amore se vuoi. Oh mamma, no, potrei deludere metà della popolazione italiana. No, come sta andando? Posso. Benissimo, contento. Alla grande, sempre. Sempre contento qui. Grande, grande Paolo. Allora, ciao Andrea, ciao, piacere. Ciao, adesso Gabriele, vi rompo piacere. I gnoglio qui al microfono. Tu scusa, vai che mi rovini le riprese. Allora, qui siamo nello stand di parte degli sponsor. Abbiamo il Guilty. Grazie, ormai. Ciao, grazie. È un piacere essere qua oggi con tutto il team di BBQ Lab che non ne sbaglia una. Bravi ragazzi. E loro, grandissima novità. Si sono inventati, hanno una cantina storica della Toscana che fanno dei vini della Madonna, però sanno, la tocco un po' così, no, piano diciamo, sanno che noi appassionati di barbecue cerchiamo sempre qualcosa di particolare e hanno creato questa etichetta, questa cantina che facendo un grande lavoro di ricerca, poi correggetemi se dico qualche cavolata, per avere delle bottiglie, dei vini che vanno ad abbinarsi alla perfezione a piatti che le facciamo noi. Certo, corretto. Cioè, correttissimo. Come sta andando? Alla grande. Una festa meravigliosa, un posto meraviglioso, vini buoni, molto buoni. Carne buona, quindi carne buona. Mangiare e bere insomma non manca. Alla grande. Alla grandissima. Vado dagli amici di Sorbellina che ha il gin tonic e il risottino in mano. Oh no. Senti, due parole sull'evento. È una bomba, ragazzi, siete i numeri uno, sempre avanti davanti a tutti, Roby, scusa, oh. Cioè, ho beccato anche la Roby, dai, due parole così sull'evento, vai, sparale di sentimento. Sono stanchissima, però sono, sono felicissima. Com'è sta andando, amici? Tutto tra un po', facciamo vedere il nuovo, anteprima nazionale, c'è fermento, esatto, gasati, dopo che... lanciamo cappellini Traeger proprio. BBQ La Plaza, lui quando si muove, cioè lui si muove solo per vincere. Anche se oggi non partecipa alla gara, lui vince. Ho già vinto. Impressionante. Ho già vinto perché quando facciamo le gare gli altri vanno per partecipare, io vado per vincere. Okay. Vincere. Topissimo. Un altro pilastro del barbecue italiano. Viste le dimensioni. Insieme a Roby organizzano la Stick Challenge, quindi cercano di portare in giro per l'Italia le gare di bistecche, di barbecue. Giudice pluripremiato. Dai, raccontamela due parole sull'evento. Questo di oggi? Beh, ovvio, non si smentisce mai. Grande organizzazione. C'era anche lui era uno dei fortunati che c'era anche l'anno scorso. Quindi. Grande organizzazione, senza ombra di dubbio. Topissimo. Spettacolare. Grande, grazie. Carlo Sensi, uno dei quattro giudici che a brevissimo dovrà giudicare i piatti. Oh, meno male, sono assolutamente carico. Qua abbiamo un bel mix tra chef, amanti di barbecue. Secondo me ti arrivano delle belle robe, Vedo che si stanno sbattendo. Stanno impegnando, sono in sbattimento di brutto, Allora, ormai Menaresta resta. Quando c'è Menaresta c'è festa. Ma insomma, quando qua in BBQ Lab dobbiamo fare casino, feste, corsi, eventi, la birra non può che essere Menaresta. Assolutamente sì, è un piacere stare qua. Cioè, ragazzi, poi vi lascio sotto in descrizione tutti i link di tutti gli sponsor che ci sono qua, perché quello che creiamo, e lo diciamo sempre tra di noi, è sinergia, stare insieme. Senti, dammi due parole. Ispirazione. Stare qua al BBQ Lab è ispirazione, perché professionisti
assieme a, a qualcuno che cerca di diventare ancora più professionista. Nel mio professionisti caso. Della birra. Fai troppo l'umile. Allora, qui abbiamo un altro giudice, Marco Savona, JS 1599. Colui che insieme a Mauro di Bugin hanno creato i cocktail Rub, che per me è la rivoluzione nell'ambito dei Rub. Cioè, per me sono molto molto particolari, assolutamente sì. I team secondo me ti stupiranno, sei pronto a giudicare? Assolutamente, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di provare come. Ho visto che hanno usato tutti in maniera molto differente, quindi non vedere vedo l'ora di questo proprio mondo che si incontra tra il barbecue, la cucina, la mixology. Paura. Allora, ma abbiamo appena beccato Marco e lui è Mauro, l'altro pazzo che ha avuto questa idea geniale di unire il mondo della mixology col barbecue e creare i cocktail Rub. Che cioè, già eri un pazzo che hai creato Bugin, i salumi al gin, cioè hai già fatto delle robe incredibili, ma il cocktail Rub, cioè, io lo dicevo prima, è la rivoluzione nel campo dei Rub. Grazie. Sì, è stato un bel progetto, ci è piaciuto molto collaborare anche con voi. Grazie. Sì, altro perché grazie a voi che è nato comunque questo progetto. È stato molto bello ideare, lavorare con Marco Savona per la creazione dei Rub, ci abbiamo messo molto tempo, però secondo me è venuto un buon risultato. Sì, no, non secondo te, è venuto a fare un risultato bomba. Allora, Yeti entra in gamba tesa nella famiglia Barbecue Lab. Certo. Siamo gasati a mille perché sono dei prodotti bomba, cioè Yeti è barbecue. Se siete un minimo appassionato di barbecue, sicuro è un brand che conoscete. Giulia, dammi tre parole. Io ti do sempre tre parole. Te ho detto prima te ne ho date quattro, adesso te ne do tre su Yeti e un po' impressione generale sull'evento. Allora, su Yeti stiamo parlando di resistenza leggendaria come il leggendario Yeti delle nevi. Parliamo di tenuta del ghiaccio o delle temperature, perché caldo o freddo poco ci importa, questi tengono le temperature di tutto quello che vi serve. E poi di questo evento, ragazzi, fuoco, che bomba, veramente una meraviglia. Non avrei potuto trovare un modo migliore di introdurre Yeti qui a BBQ Lab che non questo evento meraviglioso che avete fatto oggi. Grazie. Qua i cooler, cioè abbiamo messo dentro il ghiaccio l'altro giorno, è ancora lì perfetto, cioè una cosa impressionante. Presto li troverete anche online, vi lascio sotto in descrizione il link, perché poi in realtà hanno anche, cioè, le tazzine, le robe per bere la birra sempre fresca. Dedicheremo magari un video interamente dedicato a Yeti. Allora, la voce si fa sempre più bassa perché qua fuori di urlare a fare il cinema, però è appena finito il primo assaggio della Mystery Box. Forse l'ho già detto, ma lo dico un'altra volta. I team hanno dovuto cucinare uno spinacino, una ricotta e avevano il lardo di Bugin. Allora, adesso qua i giudici, che vedo anche delle facce discretamente soddisfatti, così a caldo. Il primo a caldo, bene direi, piatti molto diversi uno dall'altro. Lo spinacino, nonostante sembri un taglio semplice da fare, in realtà come lo cucini e come lo sporzioni fa tantissima differenza. Bene. Carlo? Sì, concordo con quello che ha detto. Effettivamente, a parità di tipo di carne, abbiamo avuto, secondo me, delle consistenze, della tenderness da un punto di vista tecnico, che a qualche voto di differenza probabilmente l'ha portato, sì. Bene. Tu che le hai creati? Assolutamente sì, li ho sentiti in qualcuno, chiaramente di più, qualcuno un po' di meno. È sicuramente un utilizzo molto differente tra un piatto e quell'altro, quindi assolutamente divertente anche l'assaggio. L'assaggio, bene. Qua, i Mystic. Sì. Da ristoratori. No, abbiamo trovato degli ottimi piatti, qualcuno con qualche difetto, però nel complesso... Nel complesso vedo al primo assaggio facce soddisfatti. Tra una mezz'oretta consegnano gli altri piatti, vedrete tutte le riprese, poi Andrea farà un montaggio magnifico e ci vediamo più tardi per le premiazioni.
Allora, la giornata si conclude, la voce proprio ormai è andata. Andata, completamente andata. Cioè, è stata una roba. È stato bello. Una roba ogni anno. Devastante. Devastante. Ogni anno aggiungiamo un pezzo e vedere l'emozione nostra, l'emozione nella gente, cioè è top. Quindi l'anno prossimo, quando buttiamo fuori i biglietti, dovrete fare non in fretta, di più! Di più!